Salve a tutti, come va? Spero vada tutto bene. Oggi voglio farvi un video haul che però è un po' diverso da un normale video haul, nel senso che negli ultimi mesi ho comprato veramente tantissimi prodotti dalla mia wishlist, veramente tanti. Non vi parlerò di tutti in realtà i prodotti che ho acquistato dalla mia wishlist negli ultimi mesi, perché di alcuni ve ne ho già parlato magari in alcuni video. Ad esempio, Effing Fabulous di Tom Ford, non ve ne parlerò perché anche se l'ho comprato ultimamente e faceva parte della mia wishlist, ve ne ho già parlato in un altro video. Video e anche altri simili, quindi oggi vi parlo solamente di prodotti di cui ancora non vi ho mai parlato e che tenevo da parte appunto per farveli vedere in un video unico. E questi sono appunto tutti i prodotti comprati da me, non ci sono collaborazioni oggi, per quanto mi siano arrivati ultimamente un paio di profumi con delle collaborazioni che erano profumi che facevano comunque parte della mia wishlist, non vi parlo di quelli in questa occasione, vi parlo solamente di prodotti acquistati da me. Fatemi sapere se per caso volete comunque un video aggiornato su tutti gli ultimi prodotti che ho ricevuto ultimamente. Grazie alle collaborazioni. Iniziamo dal primo. Sapete che qualche mese fa ho acquistato Soy Malachi di Dries Van Noten e grazie a questo acquisto avevo anche preso il Discovery Set per appunto sentire anche gli altri profumi e mi sono innamorata di Camomile Satin. E quindi ho deciso di prendere anche questo, approfittando che quando acquistate il Discovery Set dal sito potete poi scalare quei soldi per l'acquisto di una full size. Quindi appunto ho avuto praticamente 60 euro di sconto su questo, quindi mi è anche andata bene. E questa è veramente, secondo me, una delle boccette più belle che ho mai visto. Io adoro l'arancione, adoro il giallo, adoro il dorato, queste tonalità calde, aranciate, sono proprio bellissime. E come sapete, in realtà, tutte le fragranze di Dries Van Noten sono tutte quante molto molto belle. E questa qui in realtà mi ha deluso, ma comunque mi è piaciuta. Nel senso, mi ha deluso perché mi aspettavo di trovare un profumo alla camomilla. È una nota che a me piace molto e che appunto stavo cercando in un profumo, quindi se avete consigli fatemi sapere giù nei commenti. E questa purtroppo no, nel senso che per me non è un profumo alla camomilla. Comunque dopo il profumo mi è piaciuto abbastanza anche da acquistarlo, però ecco, se dimentico il fatto che dovrebbe essere un profumo alla camomilla, ecco, se ci penso mi fa un po' arrabbiare, però sinceramente appunto dato che mi è piaciuto lo stesso, l'ho voluto comunque acquistare. Questo io vi direi che è piuttosto una vaniglia leggermente fiorita, un po' speziata, ma appunto camomilla lontanissimamente. Io all'interno sento note speziate, anche se non sono segnate su Fragrantica. All'interno c'è appunto vaniglia, c'è del fiore d'arancio, del petit grain, camomilla, lavanda. C'è anche una base muschiata, ma in realtà su Fragrantica lo definiscono come un vanigliato erbaceo verde. Nel senso si sente questa parte di sicuro un po' più aromatica, data anche dalla camomilla, dalla lavanda, dal galbano, però non da dire che sia un profumo verde, secondo me no. Io lo ritengo appunto un profumo alla vaniglia particolare, perché comunque ha un che di particolare e sinceramente non mi ha ricordato così tanto un altro profumo da dire. Compratene un altro piuttosto che questo. Sinceramente, appunto, non ho trovato così tante somiglianze su altri profumi che conosco. Non da dire che questo sia la cosa più originale della terra, questo no, però comunque a me è piaciuto tantissimo. Lo sto utilizzando, mi piace, mi fa sentire a mio agio. È un bel speziato, dolcino, senza assolutamente cadere sul gourmand. Vi direi assolutamente di provarlo prima. Non fate blind buy. Non fate blind buy su nessuno di questi di Dries Van Noten. Uno per il prezzo, due perché comunque ce ne sono alcuni che magari hanno un nome, ma poi a livello di note, come ad esempio questo, non c'entrano niente. Quindi piuttosto acquistate il Discovery Set sul sito. Procediamo con un marchio in generale, perché ho quattro prodotti di Fleur, che è appunto questo marchio, penso sia americano, se non sbaglio. E questo l'avevo provato, me l'aveva fatto un campioncino Nora, gentilissima, e me ne sono innamorata, quindi ho comprato immediatamente Body spray Vanilla Skin, mentre di questi ho trovato un set in offerta su Vinted di questi tre travel size, quindi per provarli ho voluto appunto prenderlo. Sono anche da poco usciti col profumo, l'eau de parfum di questa fragranza, però appunto non è ancora disponibile in Italia, quindi per ora mi sono fatta andare bene la body spray. E questa è una vaniglia davvero piacevole. È una vaniglia già sentita, quindi non vi direi, se avete già magari provato tante altre vaniglie simili a queste che adesso vi cito, di correre a comprarla. Però ovviamente se siete persone ossessionate dalla vaniglia come sono io, una in più non fa mai male. Questo profumo mi ha ricordato una delle mie acque profumate preferite in assoluto, che è Bare Vanilla di Victoria's Secret, ve ne ho parlato miliardi di volte. L'originale Bare Vanilla è credo la mia preferita, però mi sono anche piaciuti i vari flanker che hanno fatto negli anni. Questa diciamo che somiglia all'originale tanto quanto somiglia anche a varie varianti diverse. Mi ha ricordato anche
Leggermente la 59 di Sol de Janeiro, che è un'altra delle mie acque profumate preferite. Mi ha ricordato un po' Caiali Vanilla 28, quindi tutte queste vaniglie un po' più classiche, cremose, zuccherine. All'interno abbiamo infatti dello zucchero, del cashmiran, nota di vaniglia che appunto lo rende molto molto cremoso. C'è anche della mela rossa e del pepe rosa, io sinceramente non percepisco note fruttate. Ci sono dei fiori bianchi, poi in asciugatura ci sono invece dei legni e delle note ambrate. È veramente appunto un profumo molto molto piacevole. Se amate il bere vanilla e avete occasione magari di trovarlo scontato da qualche parte, acquistatelo, perché a me è piaciuto veramente un sacco, però appunto anche qui non è la vaniglia più originale della terra. Delle travel size invece ho Soft Spot, Solar Power e Missing Person. Missing Person è penso il più famoso di tutta quanta la linea di Fleur e in effetti mi è piaciuto tantissimo. Tanti lo paragonavano a Glossier You, Sonic Flower, quindi questo stile sinceramente a me non li ricorda tanto perché io qui non sento tutta quella parte di iris che invece si sente in quei profumi. Quelli proprio ricordano lo stile polveroso, il profumo della cipria, del make-up, questo no, per me non dà proprio quello stile lì. Questo è proprio uno dei profumi seconda pelle, più seconda pelle che ho mai sentito, nel senso che questo veramente dà l'idea dell'odore di pelle pulita, non cade nell'odore di sapone né dell'odore di bagnoschiuma, cose simili, non cade nel cipriato e nei profumi con l'iris come possono essere Glossier You e gli altri. Questo semplicemente è estremamente leggero, quindi non aspettatevi che sia un profumo che dura, ma se siete amanti degli skin scent lo avete già dato per scontato e come sono anch'io amo gli skin scent e non mi aspetto di sicuro che durino nel tempo. Questo profumo mi ha ricordato una versione molto più leggera e diversa ovviamente, ma lontanamente mi può ricordare Ode to Dullness di Giulietta Sagan, quindi quella sensazione. Non è però così forte, non si sente l'anice, non è troppo intenso, assolutamente no. Questo è semplicemente, secondo me, uno dei profumi seconda pelle più buoni che ho mai sentito. Però appunto dovete essere amanti di questo stile, non aspettarvi che sia un profumo che dura, che proietta, che persiste, assolutamente no. Deve però piacervi appunto questo stile, proprio odore seconda pelle, profumo di pelle. Infatti dicono che dovrebbe ricordare il profumo delle vostre persone care quando magari vi mancano e magari hanno usato i loro vestiti, qualcosa di simile, questo dovrebbe ricordare quell'odore. Infatti è un profumo molto romantico e veramente veramente carino, mi è piaciuto un sacco. Non so ancora se prenderò la full size perché appunto intanto aspetto di finire questa, però tra i tre credo che sia quello che mi è piaciuto di più. Passiamo a Soft Spot e anche questo non vedevo l'ora di annusarlo e in effetti mi è piaciuto tantissimo, però questo appunto non credo che lo prenderò perché per quanto sia delizioso mi ricorda altri profumi che ho già, quindi non sento il bisogno di avere una full size per il momento. Anche qui abbiamo un sacco di note fiorite, abbiamo anche qui del muschio, dell'ambra, c'è anche una nota un velo più acquatica, probabilmente data dalla Fresia e dalla Ninfea. E questo profumo mi ha ricordato due tra quelli della mia collezione, due profumi che amo la follia. Uno è Bear di Victoria's Secret, lo vedete lì in alto, e l'altro è Goddess di Burberry, che sapete che sono entrambi i due profumi che mi piacciono un sacco. Questo mi ha ricordato un po' un mix di tutti e due, ovviamente una versione più leggera, perché Fleur non è famoso per fare profumi molto intensi. Mi ha anche un po' ricordato Amber Vanilla di The Seventh Virtues, può ricordare lontanissimamente Alien Goddess. Proprio una versione sottile e leggera, quindi se vi è piaciuto quello potrebbe piacervi questo. Infatti, appunto, a me è piaciuto un sacco, però essendo che ho già tutti i vari questi profumi, appunto, per il momento non ho bisogno della full. Il prossimo è Solar Power, questo qui anche è molto, molto carino, assolutamente. Niente da dire, però ecco, è un profumo anche qui un po' già sentito. Mi ha ricordato, quello che mi ha ricordato di più è Neroli Portofino di Tom Ford. E non so a livello di persistenza la differenza tra i due, perché Neroli Portofino è una vita che non lo provo, quindi dovrei provarli magari insieme per capire un po' le differenze a livello di persistenza. Però lo stile è quello, quindi è questo profumo agrumato, anche qui muschiato, pulito, comunque con una vena un po' più dolce e un po' lontanamente tropicale. Infatti abbiamo delle note solari, c'è cioè del sandalo, del sale, delle note legnose marine, degli agrumi, dei fiori. È veramente un profumo molto molto piacevole, solare, luminoso, delicato, adattissimo a tutti i giorni. Ecco, però appunto non neanche qui penso che comprerò la full size, però ecco, mi ha fatto comunque molto piacere provare questi profumi di Fleur. Procediamo col profumo più economico di oggi. Questo è, non ho idea di come si pronunci, perdonatemi, di Lattafa, Camra Kawa,
Non lo so, sono sicura che non si pronuncia così. Comunque, è un profumo di cui mi avete sempre chiesto tanto. In realtà voi mi chiedevate la versione camera normale, che dicono che sia molto simile a Angel Share di Killian. Oltretutto anche la boccetta è identica, semplicemente questa è quadrata e quella è rotonda, ma l'effetto un po' bicchiere da whisky è quello. E non ho voluto provare quello perché ho già Angel Share. Sinceramente non mi va di andare a comprare doppioni di profumi che ho già. Sempre che magari quel profumo non abbia qualche difetto, quindi magari è un profumo che performa malissimo e quindi ci sta che magari mi voglio prendere il doppione, se magari come nel caso di Lattafa sono sempre profumi molto intensi. Però Angel Share su di me dura 2 anni e mezzo, quindi non ho bisogno di un'altra versione, ho voluto provare questa. E questa infatti io non trovo che somigli a Angel Share, proprio lontanissimamente. Questo per me è soprattutto un profumo unisex. Leggerissimamente anche maschile, molto molto speziato, molto molto dolce, che a parer mio non cade in un profumo gourmand, nel senso che non mi ricorda un pasticcino, una torta, un biscotto, può piuttosto ricordarmi una bevanda, quindi forse sì, è gourmand, non lo so. Mi può ricordare o una bevanda speziata, tipo autunnale, quelle classiche di Starbucks. Non il pumpkin spice latte, ma qualcosa tipo il chai latte, qualcosa di simile. Mi può anche ricordare il profumo di un caffè ginseng, con però aggiunta di altrettante spezie. Qui si sente un sacco il cardamomo, si sente lo zenzero, si sente la cannella, si sente una parte più tostata del caffè, si sente una vaniglia molto dolce, c'è una parte più ambrata, più calda, c'è una nota di frutta candita. Io non la sento, sento piuttosto una nota di frutta disidratata, come potrebbe essere un dattero oppure delle albicocche disidratate. C'è la pralina che veramente lo addolcisce, ci dà questa dolcezza zuccherina quasi. È veramente un profumo molto molto piacevole. È unisex, quindi assolutamente anche un ragazzo lo può utilizzare. È molto meno dolce dell'altra versione camera normale, perché quella lì è decisamente molto molto più dolce rispetto a questo. La parte della pralina mi ha ricordato quella stessa nota che sento in Amore Caffè di Mancera, per quanto comunque siano profumi diversi, c'è qualche nota in comune. Mi ha anche ricordato Stronger With You Intensely di Giorgio Armani, che è un profumo che ho amato e adorato, che appunto anche su di me era molto piacevole, pur essendo un profumo da uomo. Quindi ve lo consiglio un sacco se vi possono piacere questi profumi, se vi può piacere questo stile di un profumo vanigliato, dolce, sì, ma molto speziato, anche di fresco, non riesco a capire cos'è, ma anche quasi di balsamico. In un modo un po' particolare, che mi può ricordare anche altri profumi che hanno questa caratteristica, che non riesco mai a capire cos'è effettivamente, perché sento quasi una nota, non so bene come spiegarla, quasi come se fosse una nota leggerissimamente salata, quel pizzico di sale che rende i dolci ancora più dolci, non so se avete presente. E è una nota che a me ricorda un po' la nota del calone, che se non l'avete mai sentito, appunto, ha questa sensazione leggermente marina, leggermente salata, ma comunque dolce, che è molto particolare. Quindi vi consiglierei di provarlo se avete occasione, o in realtà io l'ho trovato su Amazon intorno ai 30 euro, quindi insomma è una spesa che si può fare. Un'altra vaniglia, perché sì, sapete che purtroppo questo è quello che vi beccate se siete in questo canale. E questo è Honey di Nishanè, e anche questo qui ce l'avevo in wishlist da una vita e mezza di tempo, però non mi aveva mai convinto perché ho scoperto che avevo un campioncino fallato, perché questo campioncino benedetto per me era troppo forte. Ogni volta che lo annusavo mi faceva venire mal di testa, perché non capivo come mai tutti quanti dicessero: ma sì, è una vaniglia, per carità, sì, è speziata, è intensa, ma comunque è una parte più morbida, è più portabile. Io trovavo quel campioncino veramente importabile, cioè era estremamente acido, però pensavo che fosse così la fragranza, essendo che dicevano che era molto speziata, perché era speziato allo sfinimento, cioè troppo, sembrava veramente di mettere la testa dentro al cassetto delle spezie in polvere in una cucina, quindi esagerato. Finché ho provato un altro campioncino per caso, perché mi è capitato in un ordine, credo. E ho detto: ma questa non è assolutamente la stessa fragranza. E infatti dopo ho deciso di prenderlo perché mi sono reinnamorata di questo profumo. Questa è, come vi dicevo, una vaniglia molto speziata. Si sente tantissimo il cardamomo, la vaniglia, appunto, lo zenzero, c'è del bergamotto, c'è del pepe, quindi è bella intensa, bella speziata, ma allo stesso tempo c'è questo mix di agrumi e vaniglia che invece possono ricordare magari un dolcetto al limone. Quindi
un dolcetto al limone appunto super speziato. C'è poi un'asciugatura del muschio, dell'ambra grigia, che a mio naso lo rendono leggermente molecolare, nel senso che l'ho provato in diversi giorni e a volte me lo sento per 7 ore di fila, a volte dopo 2 ore già non lo sento più, quindi penso che sia l'ambra grigia che un po' gioca col mio naso e lo fa scomparire ogni tanto. Però veramente è particolare, è cremoso ma allo stesso tempo è quasi piccantino, con questa nota appunto di zenzero bello pungente, bello acido, che anche col bergamotto sta benissimo, però poi invece quando si asciuga esce questa vaniglia molto molto più cremosa che sembra quasi una crema al limone e vaniglia. Anche qui non cade nel profumo troppo gourmand secondo me, nel senso che non sa di pasticcino come potrebbe essere Bake di Acro, che letteralmente sa di pasticcini al limone. Questo meno, sì, sa di vaniglia e di limone, ma non è troppo mangereccio come profumo, almeno a mio parere. È soprattutto uno speziato, intenso, vanigliato e un po' aromatico. Mi sta piacendo un sacco e secondo me appunto è perfetto per questa stagione. Questo profumo veramente penso che sia nella mia wishlist da quando è uscito, ora non ricordo neanche in che anno è uscito questo profumo, però erano i primi anni in cui io sono entrata a far parte di questo mondo e c'è un po' il guru internazionale dei profumi che è Demi Rowling, che è una delle creator con più follower in generale riguardo i profumi, e lei ha fatto questa collaborazione con Fragrance de Bois che si chiama Minuit e Demi, e veramente questo profumo, cioè io l'ho cercato e voluto per veramente penso almeno 3 anni, ora non ricordo appunto quando è uscito, ma da quando è uscito io ero lì che me lo so scritta in wishlist. Però oltre a costare un rene, e quindi la cosa mi aveva sempre un po' bloccata, era anche molto difficile da reperire in Italia, perché fino a poco tempo fa in Italia non si trovava proprio, e quindi è sempre stato in wishlist ma non l'ho mai comprato, finché qualche settimana fa una ragazza lo vendeva usato, cioè avrà fatto penso 4 spruzzi non usato, mi ha fatto un prezzo super di favore e quindi me lo sono presa immediatamente senza pensarci 2 volte. Questo profumo ve l'ho citato già diverse volte nel mio canale perché somiglia a un paio di profumi che ho già e ad altri profumi che avevo e che con gli anni ho venduto. Questo profumo somiglia a Penhaligon's Changing Constance, che ho avuto per un periodo, poi ho venduto perché su di me purtroppo durava veramente pochissimo e per quello che costava ho detto vabbè ciao. Somiglia a Magenta Tanzanite di Armani Privé, sapete che è uno dei miei preferiti, e infatti sì, ci somiglia, non è uguale ma ci somiglia. Per questo motivo anche avendo già quello e avendo anche Starlight di Zerjoff, che sempre ha un po' questo stile, avevo anche sempre rimandato l'acquisto di questo profumo avendo già profumi simili, finché appunto non ho trovato questa offerta, quindi ho detto per forza me lo devo accaparrare. La boccetta è bellissima, oltretutto anche la scatola in cui vi arriva, cioè veramente sembra di aprire, non so, un gioiello di Cartier, non so, qualcosa di simile, è veramente super super lusso. E questo è un profumo che sul serio mi dispiace che non duri tanto, purtroppo è così, purtroppo già Demi Rowling lo diceva all'epoca appena è uscito, non è un profumo troppo intenso. In realtà tanti dei profumi di Fragrance de Bois, per quanto siano estremamente costosi, non sono i profumi con più durata del mondo. Alcuni sì, ma tanti altri no. E purtroppo neanche questo. Quindi questa è l'unica cosa che mi dispiace di questo profumo, perché durasse di più, penso che sarebbe uno dei miei profumi della vita. Infatti da adesso che ce l'ho, credo che questo entrerà nella mia top 10 di profumi preferiti di sempre, perché è un profilo che io amo e che adoro, come infatti adoro quello di Armani. Questo però è ancora più cremoso e ancora un po' più dolce, mentre quello di Armani è decisamente più speziato rispetto a questo. Infatti il profumo che più mi ricorda questo è di sicuro Changing Constance di Penhaligon's, penso che siano veramente pressoché identici. Mamma mia, questo è un profumo fantastico, abbiamo un sacco di cardamomo in apertura, sapete, una delle mie note del cuore, c'è anche del pimento che lo rende appunto molto spicy, un po' piccantino, c'è il caramello, c'è la vaniglia, del sandalo, dei legni, del tabacco, del muschio, veramente, cioè sto citando tutte le mie note preferite in assoluto e sono dentro questo profumo, è delizioso, è una vaniglia speziata dolce, con tanto caramello, quasi un profumo che a me ricorda anche l'odore del Dulce de Leche, quindi questo caramello con latte condensato, mamma mia, delizioso. C'è anche del cashmiran che rende questa fragranza molto soffice, molto morbida. C'è anche una punta di liquore, io sinceramente non lo percepisco più di tanto come fragranza alcolica, no.
soprattutto è appunto una vaniglia speziata. È un profumo delizioso. Non so se consigliarvelo, nel senso che vi direi ovviamente provate un sample prima, perché appunto uno, almeno su di me, non ha grandi performance. So che però su alcuni dura tanto, quindi boh, dipende. E due, perché appunto costa un rene. Quindi vi direi, sempre che non lo troviate in offerta, ovviamente provate prima un campioncino. A me però questo profumo fa impazzire e oltretutto adesso averlo nella mia collezione è proprio un gusto incredibile. Il prossimo è Encre en Foie. Dubito che si pronunci così, come al solito il mio francese fa pena. E questo è di Infiniment Coty, che è un marchio che sinceramente non conosco. Anche qui, come potete vedere, ho comprato un parziale da qualcuno che lo vendeva usato, perché questo è stato un blind buy. Non l'avevo mai sentito, ma avevo sentito tanto parlare Jus de Rose di questo profumo, e quindi da quando ho sentito parlarne lei me lo sono messa in wishlist e ho detto vabbè, aspettiamo, prima o poi magari arriverà un'offerta. E appunto l'ho trovata, quindi super felice anch'io di avere questo profumo. Il brutto è che ha questo tappo, che è la cosa più insulsa del mondo, nel senso che non chiude, cioè non c'è nessun click, non c'è nessun niente, non so, cioè potete anche non metterlo, o comunque attenti a non prenderlo per il tappo, perché sennò vi cade per terra. Questa è una vaniglia deliziosa. Sono felicissima di averla in collezione, ma non sono ancora sicura che la terrò, quindi occhio al mio Vinted, occhio al mio Instagram, perché è tanto tanto simile a Spiritus Double Vanille di Guerlain, che sapete che è un profumo che ho già, che amo e che adoro. Questa è molto simile. In effetti su Fragrantica c'era scritto, quindi avrei dovuto ascoltare e probabilmente non spenderci i soldi, però ero troppo curiosa di sentire questo profumo. È buonissima, è un po' resinosa, è balsamica, è dolce, è solare, è deliziosa come vaniglia, però appunto se avete già il Guerlain evitate di provare questo. O anche se avete altri profumi simili al Guerlain. È comunque un profumo buonissimo. Sono ancora indecisa se tenerlo o meno. Deciderò e nel caso appunto vi farò sapere, lo vedrete nei miei social. Perché appunto è sì delizioso, però appunto purtroppo somiglia tanto al Guerlain. Anche prossimo alla vaniglia, mamma mia che noia, questo è Levante di Nobile 1942. E questo qui l'ho preso grazie a Daria, Lilac Cupcake, perché lei ne ha sempre parlato tanto di questo profumo. E io devo dire che anche qui avevo un campioncino, ma non mi piaceva questo profumo, non so perché, non mi convinceva. Io non sono mai stata amante delle vaniglie salate, quelle un po' marine, un po' estive, o perlomeno forse ne ho una, ma ho detto vabbè, mi basta quella che ho, non mi interessa di altro. Finché anche qui, riprovandolo negli anni, il campioncino ha cominciato a piacermi sempre di più. E quindi alla fine anche qui ho deciso di prenderlo dopo un po' di meditazione. Questa appunto è una vaniglia salata, ma è veramente tanto tanto piacevole. Qui abbiamo appunto note marine, note vanigliate e note di caramello. Ci sono anche delle altre note, fiori bianchi, dei legni, ma soprattutto io sento questa nota di caramello salato e di vaniglia. Però si sente molto questa nota marina, quasi di legni marini o di salsedine nel miglior modo possibile, non sa di alghe, però sa quasi dell'odore dell'aria del mare. Molto molto piacevole, una vaniglia particolare, non ho vaniglie simili in collezione, potrebbe ricordare Vanilla Vibe di Julieta Sagan, se non sbaglio si chiama così, e anche un po' Beach Walk di Margiela. Però ecco, a me è piaciuta tanto perché non avevo vaniglie simili in collezione e continuavo ad autoconvincermi che non mi interessasse, però alla fine ho ceduto e era in wishlist da un bel po'. Quindi grazie Daria per avermi convinta a comunque continuare a provare questo profumo, perché ho detto non può piacere a lei e non piacere a me, abbiamo i gusti uguali. Procediamo con Velvet Tonka di BDK. Anche questo qui era un profumo che volevo da un bel po' e anche qui era un profumo che all'inizio non mi convinceva, quindi veramente oggi abbiamo tanti profumi con questo stile. Questo profumo è veramente bellissimo, cioè ha questo colore, mamma mia, che mi viene proprio voglia di berlo quasi se potessi. E questo è un profumo a base di fava tonka, vaniglia, mandorla, c'è anche del tabacco, ci sono delle resine. Io in questo profumo sento anche tanto una nota di amarena, anche se non è segnata. Io sento questa nota di mandorla di sicuro come se fosse una nota quasi di amaretto. E in più questa nota appunto di ciliegia o di amarena. È veramente piacevole. Sapete che io non amo le note di mandorla, non amo i profumi alla mandorla. E qui fortunatamente non sento quella mandorla polverosa o amara. Sento appunto soprattutto un odore quasi di amaretto. Quindi questo dolcetto alla mandorla, ma zuccherino e dolcissimo. Si sente la fava tonka. Sento appunto questa nota più liquorosa di liquore all'amarena o liquore alla ciliegia, molto 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 piacevole. È estremamente cremosa, è proprio velvet tonka, veramente da questa idea, quindi è molto vellutato come profumo.
È dolce ed è appunto anche liquoroso, è veramente veramente piacevole. Se vi piacciono queste note ve lo consiglio un sacco e secondo me è un profumo adattissimo a questo periodo dell'anno, proprio autunno-inverno. Scusate il cambiamento di luce, ma sono passate tipo 4 ore e sono dovuta tornare al lavoro dopo la pausa pranzo e non avevo fatto in tempo a finire questo video, quindi lo finisco adesso che ormai fuori è notte. Ultimo, ma assolutamente non per importanza, questo qui è Sable di Guttal e questo profumo l'ho acquistato grazie a Sabrina, vi lascio il suo link di Instagram qua intorno perché lei ne parlava spesso e infatti io non l'avevo mai sentito prima perché purtroppo non ho profumerie che tengono questo marchio vicino a me. L'ho sentito per la prima volta al PT quest'anno, un paio di mesi fa, che sono stata a Firenze e me ne sono innamorata. Veramente sono andata di corsa allo stand Guttale per sentire soprattutto questo. È uno dei più famosi, è anche però uno dei più particolari, secondo me, almeno tra quelli che ho sentito io quel giorno. Da quanto mi ricordo, questa è una fragranza ispirata da una vacanza che ha fatto appunto Annick Guttal e in un luogo mediterraneo. Ora non ricordo sinceramente che paese era, forse me l'avevano anche detto, non me lo ricordo. Però appunto l'importante è il fatto che lei volesse riprendere l'odore della sabbia calda e l'odore appunto che si può sentire in una città magari di mare nel Mediterraneo, ecco, se non sbaglio questa era l'ispirazione del profumo, ovviamente correggetemi se sbaglio, se mi ricordo male giù nei commenti. La boccetta anche è veramente veramente bella, molto elegante e questo è un profumo con note di pepe, tè nero, sandalo, ambra, cannella ed elicrisio. Sono veramente note molto particolari ed è vero in effetti che più si scalda sulla pelle, più può ricordare effettivamente l'odore della sabbia calda. Non so bene come spiegarlo perché sapete che è un odore particolare, cioè non è per forza una cosa che si riesce bene a descrivere. Appena spruzzato questo profumo a me non piace, io veramente devo aspettare il dry down per apprezzare veramente questo profumo, perché l'apertura almeno sulla mia pelle e a mio naso risulta molto pesante, anche un velo quasi acida, non saprei bene spiegarlo, è molto particolare, penso che appunto sia l'elicrisio, però gli do un quarto d'ora, 20 minuti e inizia a cambiare, a scaldarsi tantissimo. Esce questa nota di pepe e questa nota di cannella molto molto intensi. Si sente il tè nero, nel senso che si sente una nota erbacea, aromatica, e poi questa base ambrata e di sandalo. Infatti la base e il più profondo dry down mi ha ricordato profumi tipo Grand Soir di Maison Francis Kurkdjian, sapete che mi piace tanto, Maschera Vajeur di Frédéric Malle, quindi tutti questi profumi molto molto ambrati, legnosi, caldi. Infatti a me questo profumo, piuttosto che ricordarmi la sabbia del mare, mi ha magari ricordato la sabbia del deserto, per quanto io non ci sia mai stata nel deserto, presumo abbia un profumo simile a questo, perché io non sento niente di marino, non sento note salate, note di salsedine, aria di mare, legni marini, non sento niente di quel tipo lì, sento proprio una sabbia che non c'entra con la sabbia prettamente del mare, quindi che si sente in spiaggia, ma piuttosto una sabbia appunto del deserto, quindi dove non c'è acqua. È veramente particolare, assolutamente non fate blind buy su questo profumo, vi prego, perché veramente è molto particolare, però ve lo consiglio, se amate i profumi originali, vi può piacere questo stile aromatico, ambrato, caldo, pepato, provate Sable, perché è sul serio una cosa di indescrivibile, è molto molto particolare. Faccio fatica a descriverlo perché ce l'ho da poco, lo sto ancora bene testando. Se voi lo usate e vi piace, magari scrivetemi due parole di come lo percepite voi questo profumo, perché faccio fatica a descriverlo, è molto molto particolare. Bene, questi erano tutti i vari profumi che ho acquistato dalla mia wishlist ultimamente. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti e quali profumi avete voi in wishlist che magari volete regalarvi in questo periodo. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video come al solito e buona giornata. Ciao ciao!